La Formula 1 e più in generale lo sport deve spesso convivere con la politica, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che qualcuno, pur di ingannare il sistema, fosse disposto anche a mettere a repentaglio la sicurezza di un proprio pilota. E d'altro canto, nessuno si aspettava che ci sarebbe stato un pilota disposto a tutto pur di essere accettato dal proprio team. Oggi vi raccontiamo la storia del Crashgate 2008. Oggi parliamo di uno dei più grossi scandali nella storia di questo sport. Bentornati in un nuovo video della Formula 1 dimenticata. Come sempre io sono Andrea e anche se oggi la mia voce non è proprio al massimo, sono pronto a raccontarvi la storia di uno degli scandali più grossi della storia di questo sport. Prima di cominciare, le solite raccomandazioni, i soliti avvisi del parroco: iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace di supporto e se volete sostenere concretamente il nostro canale ci sono anche per esempio le nostre magliette, tra cui quella della Rubra Bovina, che però con questa storia non c'entra niente, ve lo dico solo perché vedo che a voi piace parecchio. Ora, bando alle ciance e parliamo di questa storia torbida, di questa storia oscura, di questa storia, perché adesso non è che andiamo a cercare tutti gli aggettivi, il Crashgate. Per capire bene la situazione occorre ovviamente fare qualche premessa, quindi dobbiamo andare indietro fino all'inizio della stagione 2008. La Renault viene da un campionato 2007 quasi disastroso, in cui non ha ottenuto nessuna vittoria dopo aver dominato per 2 anni la Formula 1 e quindi ha bisogno di riscattarsi in fretta. Lo fa riportando a casa il figlio al prodigo, Fernando Alonso. Il pilota asturiano torna in Renault dopo un anno a dir poco burrascoso passato in McLaren a fianco di Lewis Hamilton. La rivoluzione della Renault però riguarda anche il secondo pilota e viene ingaggiato Nelson Piquet Jr. o Nelsinho Piquet, il figlio del 3 volte campione del mondo brasiliano. Piquet era arrivato secondo nel campionato GP2 del 2006, tra l'altro proprio dietro a Lewis Hamilton, ed era stato ingaggiato dalla casa francese come pilota collaudatore. Poi, con la partenza di Kovalainen verso la McLaren proprio in sostituzione di Alonso e la fine dei rapporti con Giancarlo Fisichella, si era deciso di puntare tutto sul pilota brasiliano. La stagione però si rivelerà piuttosto difficile sia per Alonso sia per Piquet, che è a tutti gli effetti un debuttante. Alla prima gara il brasiliano si qualifica penultimo, davanti solo alla Super Aguri di Davidson, e in gara non va meglio. Infatti all'inizio tenta un azzardato attacco all'interno e va a colpire la Force India di Fisichella. Successivamente poi al giro 30 si deve ritirare per un problema di frizione. E la stagione non prosegue benissimo, infatti nonostante il mezzo non sia tra i migliori della griglia, Alonso riesce costantemente ad andare a punti, mentre Piquet fatica veramente tanto e, tra prestazioni deludenti e errori del pilota, nelle prime 9 gare porta a casa soltanto 2 miseri punti. Iniziano a girare le prime voci, come sempre, nel paddock del Circus, secondo cui, in caso di un non miglioramento delle prestazioni, il team francese sarebbe pronto ad appiedare Piquet, con la Renault che non fa assolutamente niente per smentire queste voci, c'è da dirlo. Al Gran Premio di Germania però c'è un improvviso lampo, infatti grazie anche un po' alla dea bendata tramutatasi in una safety car durante la gara, il brasiliano si porta a casa addirittura il secondo posto, che vuol dire primo podio in carriera, rasserenando un po' la sua situazione, ma è solo un lampo isolato in una stagione che non sarà proprio idilliaca per Piquet. Infatti dopo 3 punti conquistati in Ungheria arrivano altre 3 gare in cui finisce sempre fuori dalla zona. Si arriva così al fatidico Gran Premio di Singapore, una gara storica perché è la numero 800 nella storia della Formula 1 ed è anche la prima in assoluto che si svolge in notturna. La lotta mondiale è molto serrata e vede Lewis Hamilton primo con un solo punto di vantaggio sul ferrarista Felipe Massa.
In casa Renault tira aria poco buona, il team infatti è quinto in classifica costruttori e nonostante il podio in Germania diciamo che i rapporti con Piquet non sono proprio dei migliori, ma improvvisamente proprio sul circuito asiatico la squadra si ritrova competitiva, infatti Alonso fa segnare il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione di libere. Ci si aspetta quindi che il sabato faranno una grande qualifica e invece non sarà così, anzi, Piquet si fa eliminare in Q1 mentre Alonso non riesce neanche a scendere in pista nel Q2 a causa di un problema meccanico e partirà quindi quindicesimo. Una grande delusione in casa Renault su un circuito dove è molto difficile superare, ci si aspetta un'altra gara molto deludente. E invece non sarà così. Già durante il giro di formazione succede una cosa piuttosto strana. Improvvisamente Piquet perde la macchina e va in testa a coda, nella stessa curva che poco dopo lo vedrà protagonista, riuscendo però a riprendersi la sua posizione. Che fosse una sorta di allenamento non lo sapremo mai, però intanto il dubbio c'è. Fatto sta che la gara inizia, Alonso come suo solito parte bene e guadagna subito 3 posizioni, mentre Piquet ne perde 2. Lo spagnolo rimane poi imbottigliato dietro alla Williams di Nakajima per parecchi giri e poi solamente alla 12ª tornata rientra ai box per il suo primo rifornimento. Una tattica strana, in quanto partendo così indietro sarebbe stato meglio per lui imbarcare più benzina e fare uno stint più lungo. Fatto sta che Fernando rientra in fondo al gruppo. Passano solo 2 giri e succede il fattaccio. Piquet arriva alla curva 17 e improvvisamente si gira andando a sbattere contro il guardrail. Non ci sono gru nelle vicinanze, quindi il direttore di gara non può fare altro che far entrare la safety car in pista. Ora qui bisogna fare una parentesi. Nel 2008 c'era una regola abbastanza assurda che prevedeva che quando c'era la safety car in pista non si potesse rientrare ai box pena uno stop and go di 10 secondi. Il motivo? Non chiedetelo a me, non ero nella FIA all'epoca, quindi. Il problema è che la safety car è entrata proprio nel momento in cui tutti o quasi avevano pianificato la propria sosta, per cui per esempio Rosberg e Kubica devono rientrare anche con la pit lane chiusa perché avevano banalmente finito la benzina nel serbatoio. Quando viene riaperta la pit lane, come ci si immagina, praticamente tutti rientrano ai box per fare la loro sosta. Tra questi c'è Felipe Massa che stava magistralmente conducendo la gara fino al momento dei pit stop. Tifosi Ferrari, lo so, sta per arrivare quel momento, prendete qualcuno da abbracciare, prendete qualcuno da prendere a pugni, trovate qualcosa per sfogare il vostro stress represso. Nei box c'è un caos inenarrabile dato che tutti rientrano praticamente nello stesso momento, ma l'episodio più clamoroso succede ovviamente al box Ferrari. Infatti per un'incomprensione a Massa viene dato il via con il semaforino verde introdotto solo da qualche gran premio ed evidentemente ancora non a punto, e il brasiliano riparte strappando via dalla macchina del rifornimento il tubo che era rimasto ancora agganciato. Massa non si accorge subito della situazione e si ferma alla fine della pit lane solo perché è intimato via radio dal muretto. I meccanici devono correre lungo tutta la corsia dei box per togliergli il tubo e farlo ripartire, ma il brasiliano adesso è in ultima posizione. Questa situazione fa tra l'altro perdere una marea di tempo anche all'altro ferrarista, Kimi Raikkonen, che era dietro, che aspettava il suo turno di fare la sosta. Ora la situazione in gara è completamente stravolta e vede in testa Rosberg davanti a Trulli, Fisichella, Kubica e Alonso, ma tra i due che devono scontare la penalità per essersi fermati quando la pit lane era chiusa e gli altri due che non avevano ancora fatto la loro sosta per una strategia diversa, Alonso si ritrova incredibilmente al comando della gara, comando che non mollerà più fino alla fine, andando a cogliere la sua prima vittoria stagionale. Il box e lo spagnolo sono naturalmente euforici e a fine gara c'è anche spazio per un curioso siparietto con Flavio Briatore. Tenete bene a mente questo e la reazione visibilmente imbarazzata di Briatore ci servirà più tardi. I piloti alla fine della gara dichiarano: sono estremamente felice, non posso crederci, penso di aver bisogno di un paio di giorni per rendermi conto che abbiamo vinto una gara quest'anno. Sembrava impossibile per tutta la stagione essere vicini ai migliori e qui all'improvviso siamo stati competitivi da venerdì. Ovviamente siamo partiti dietro e la prima safety car mi ha aiutato molto e sono riuscito a vincere la gara. Dall'inizio della gara le cose si sono complicate e ho avuto molto graining. La squadra mi ha chiesto di spingere e alla fine ho fatto un errore perdendo il posteriore della mia macchina. Ho colpito pesantemente il muro ma sto bene.
sono deluso, ma ovviamente molto felice per la squadra questa sera. Già però nel post gara e nei giorni seguenti si sente qualche mugugno, qualche malelingua, l'incidente di Piquet è arrivato proprio nel momento giusto per Alonso e la cosa desta più di un sospetto. Anche Max Mosley viene intervistato in proposito, ma liquida queste cose come banali speculazioni, ovviamente in assenza di qualsiasi prova è impossibile dare un giudizio. La questione sembra finire nel dimenticatoio, la stampa ne parla ma non troppo, ma su un giornale Joe Soward scrive: ci piace credere che nessuna squadra al mondo sarebbe mai stata così disperata da avere un pilota che lancia la sua macchina contro un muro volontariamente. Joe, ne sei così sicuro? Sicuro, sicuro, sicuro? No, perché continuo a vedere il video che adesso te ne spieghiamo una che parla. La stagione 2008 finisce e, nonostante i risultati scarsi, casualmente, Piquet viene confermato alla guida della Renault per il 2009. Ma se l'annata 2008 era stata discreta soltanto per il podio in Germania praticamente, quella 2009 sarà molto più deludente. Nelle prime 10 gare nel signo Piquet non riesce neanche a raggiungere la zona punti. La squadra alla fine decide di appiedarlo, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e viene sostituito con il collaudatore del team, Romain Grosjean, non senza qualche polemica da parte di Piquet e del suo staff. E così, a neanche un mese dal licenziamento di Piquet, arriva un clamoroso colpo di scena. La rete televisiva brasiliana Globo annuncia che la FIA starebbe indagando su Singapore 2008 perché sarebbero emerse prove che l'incidente di Piquet sia stato premeditato. Poco dopo la FIA annuncia che sta effettivamente indagando su, virgolettato, fatti avvenuti durante un precedente Gran Premio, rimanendo quindi sul vago e senza specificare di che gara si trattasse. Il 4 settembre 2009 poi arriva l'ufficialità. Renault viene accusata di aver manipolato l'esito della gara di Singapore l'anno precedente. Nella nota FIA si legge: la Renault è accusata di violazione dell'articolo 151C del codice sportivo internazionale. La squadra ha cospirato con il suo pilota Nelson Piquet Jr. per causare un incidente deliberato al Gran Premio di Singapore 2008 con l'obiettivo di causare l'ingresso della safety car a vantaggio del suo altro pilota Fernando Alonso. La squadra viene chiamata a testimoniare alla FIA il 21 settembre, mentre salta fuori che le prove emerse sono state portate proprio da Nelson Piquet Jr., che il 30 luglio di quell'anno ha fatto una deposizione alla FIA. Ero in uno stato d'animo molto vulnerabile, stavamo trattando il rinnovo del contratto nei giorni in cui si correva, e la proposta di provocare un incidente deliberatamente mi è stata fatta poco prima della gara, quando sono stato avvicinato da Briatore e Simons. Quest'ultimo, alla presenza di Briatore, mi ha chiesto se ero disposto a sacrificare la mia gara per la scuderia, costringendo la safety car a entrare in pista. Simons mi ha chiamato in un angolo e mi ha mostrato una mappa, appunto la curva esatta dove io avrei dovuto uscire di pista, e mi ha anche indicato il giro in cui avrei dovuto farlo. L'11 settembre, dopo aver appreso delle deposizioni di Piquet, la squadra decide di intraprendere azioni legali contro il brasiliano, accusandolo di calunnia. Secondo la Renault, queste accuse di Piquet farebbero parte di un piano elaborato contro la squadra per ricattarla e costringerla a restituirgli il volante. Il brasiliano però replica senza colpo ferire: poiché dico la verità, non ho nulla da temere né dal team Renault né dal signor Briatore. Sono ben consapevole del potere e dell'influenza di coloro che sono indagati e le vaste risorse a loro disposizione, ma così non sarò più costretto a prendere una decisione di cui oggi mi pento. Il 14 settembre a Pat Simons viene formalmente offerta l'immunità in cambio dell'ammissione di aver provocato volontariamente l'incidente di Piquet. Simons inizialmente rifiuta, ma fa qualche ammissione. Infatti nella telemetria si vede chiaramente che Piquet tocca l'acceleratore dopo essere andato in testa coda, un comportamento che sembrerebbe proprio nascondere l'intenzione di andare contro il muro. Due giorni dopo arriva un nuovo colpo di scena, sotto forma di un comunicato ufficiale della Renault, che annuncia che sia Briatore che Simons sono stati allontanati dalla squadra e che in nessun modo verranno contestate le accuse mosse nell'udienza del 21 settembre. In pratica una sorta di ammissione di colpa da parte del team francese, probabilmente per evitare l'esclusione dal campionato. Simons inizialmente accusa Piquet di essere stato lui il primo a proporre di causare l'incidente. Poi il 20 settembre, a un giorno dall'udienza, arriva la confessione totale. L'incidente è stato premeditato e la gara è stata truccata, ma il tutto è stato fatto all'oscuro di Fernando Alonso.
la sua deposizione arriva in concomitanza di quella di un membro del team che vuole rimanere anonimo, che dichiara di essere stato presente al briefing pre-gara in cui venne proposto l'incidente, manifestando però apertamente la sua contrarietà a questa decisione. Anche perché, voglio dire, sì, gli ho detto di farlo. Ormai non ci sono più dubbi. Il 21 settembre 2009 arrivano le decisioni della FIA dopo l'udienza. La Renault viene squalificata, ma solo per 2 anni con la condizionale, avendo intrapreso azioni licenziando i 2 protagonisti del trucco. A Pat Symonds viene comminata una squalifica di 5 anni, mentre Briatore, che si era sempre dichiarato estraneo ai fatti, viene squalificato perennemente da qualsiasi evento FIA, con le superlicenze dei piloti gestiti da lui che sarebbero state revocate. Il risultato della corsa, però, non viene annullato, cosa che tra l'altro avrebbe consegnato il titolo piloti 2008 a Felipe Massa, e a Fernando Alonso non viene comminata nessuna sanzione in mancanza di prove che fosse effettivamente a conoscenza del trucchetto. La ING, sponsor principale del team Renault, straccia tutti i contratti e impone che tutti i suoi loghi vengano tolti dalle vetture per il prossimo Gran Premio, che ironia della sorte è proprio quello di Singapore. E tra l'altro il nuovo pilota, Romain Grosjean, andò a sbattere esattamente nello stesso punto del circuito in cui Piquet si era schiantato un anno prima. No, tranquilli, non diede la vittoria a nessuno, era venerdì, erano prove libere, non c'entra niente. E beh, è finita qui, penserete. No, non è finita qui, c'è ancora un pezzo. Infatti, a 1 mese dalla sentenza, arriva una causa contro la FIA da parte di Flavio Briatore, che sostiene che sia stata usata come strumento di vendetta per conto di un uomo e che ci sono stati diversi errori giudiziari, tra cui un ritardo nella citazione, una mancata anticipazione degli addebiti e un mancato accesso ai documenti. Il 5 gennaio 2010 il Tribunale di Parigi dà ragione a Briatore, poiché non essendo titolare di licenza FIA non era soggetto alle sue norme, annullando la squalifica sia a lui che a Symonds e pretendendo un risarcimento di 15.000 euro. Jean Todt, che è diventato il nuovo presidente della FIA, non ci sta e annuncia la presentazione di un appello contro questa sentenza. Al termine di questa battaglia politica si giunge a un accordo tra le parti e il 12 aprile 2010 i due accettano una squalifica di 2 anni da ogni competizione FIA. Insomma, finisce tutto a tarallucci e FIA. L'ultimo atto di questa vicenda arriva il 7 settembre 2010, quando è stato annunciato che Nelson Piquet Jr. e suo padre avevano vinto una causa contro la Renault per diffamazione nei loro confronti. Il team accetta che le accuse fatte da Nelson Piquet Jr. non fossero false. Di conseguenza, queste gravi accuse contenute nel nostro comunicato stampa erano del tutto false e infondate e le ritiriamo inequivocabilmente. Vorremmo scusarci senza riserve con il signor Piquet Jr. e suo padre per l'angoscia e l'imbarazzo causati. Come segno della sincerità delle nostre scuse e del nostro rammarico, abbiamo concordato di risarcire loro un ingente ammontare di danni per diffamazione, nonché le loro spese. E viene da chiedersi ovviamente alla fine di tutta questa storia che fine avrà fatto Nelson Piquet Jr. E beh, è inutile dire che la sua carriera fu inevitabilmente compromessa. Ci furono dei contatti per correre con Virgin nel 2010, ma anche alla luce dello scandalo di cui era stato protagonista, alla fine non se ne fece nulla. Piquet andrà in NASCAR per qualche anno per poi passare alla neonata Formula E, di cui tra l'altro sarà il primo campione ufficiale, correndoci fino al 2019. Symonds nel 2011 diventerà consulente del team Marussia per poi passare in Williams, dove sarà direttore tecnico fino al 2016. Briatore non tornerà più in Formula 1, ma nel marzo 2022 viene inaspettatamente annunciato che è diventato una sorta di ambasciatore per la Formula 1, coordinandosi con Stefano Domenicali per l'ideazione di nuove iniziative sul fronte dell'intrattenimento del pubblico e delle iniziative commerciali. Il giudizio lo lasciamo voi nei commenti, sempre con toni civili, mi raccomando. Finisce qui la storia di Singapore 2008, la storia della gara truccata, una delle pagine più nere di questo sport, l'impossibile che purtroppo diventa possibile, una storia torbida che speriamo vivamente di non dover più raccontare in futuro.